ragazze e ciao ragazze, e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazze, questo è un video un po' particolare dove vi devo svelare una cosa di me che non vorrei dirvi, insomma. Allora, sono un po' in difficoltà nel fare questo video, vi dico la sincera verità. Io sono una persona molto libera nella vita e non so se l'avete capito, sono una persona insomma che piace fare quello che voglio nella mia vita e insomma non sto molto a ascoltare quello che dice la gente, mi piace vivere come voglio io e forse questo è il segreto della mia felicità, se può esistere la felicità, serenità insomma, perché comunque sto bene con me stessa, perché ho sempre fatto ciò che volevo, sia nell'inseguire i miei sogni, sia in scelte più o meno impopolari, insomma. Pronto? Che amore mio? Che amore? Devo andare a fare un attimo la doccia, ecco. Va bene amore, allora ti aspetto. Va bene. Ok. Ho fatto tutto. Sì, bravo amore. Ci vediamo dopo, io sto finendo il video. Ciao amore. Ciao amore. Ciao. Ma. Ciao. Ciao. Che va bene mio amore. Comunque ragazze, io diciamo l'unica cosa che mi dà fastidio, no? Ci sono tante cose positive nello stare qui su YouTube e una delle cose positive e per cui sto facendo il video è quella che nel frattempo io sto perdendo un po' tempo perché veramente c'ho l'ansia nel dirvi questa cosa, è quella che voi spesso, io aiuto voi, ma voi spessissimo aiutate me, in che modo? Dandomi dei consigli, molto spesso io mi fido tantissimo di quello che mi dite, di quello che mi dicono le persone che mi seguono e mi vogliono bene, no? Gli stupidi che mi dicono le stronzate perché rosicano o perché non c'hanno nulla da fare, no. Le ragazze che mi seguono e che mi seguono da anni sono per me amiche, cioè io vi voglio tanto bene e ringrazio Dio ogni giorno di avervi nella mia vita perché io posso contare su di voi, ma davvero, cioè io qualsiasi cosa devo sapere se mi sta bene, se come fare, ad esempio quando vi ho parlato della malattia, voi mi avete consigliato il dottore, mi sono trovata da Dio con la sua cura, tante cose, io ho 400.000 persone che mi possono dare un consiglio sparse in tutta Italia e anche fuori, però vabbè, mi interessa più l'Italia perché comunque non è che mi vado a spostare sempre fuori, non lo so, un parrucchiere, una cosa, Carita vai qua, Carita fai così, Carita ti consiglio questo e io mi trovo bene e questa è una cosa che io voglio sfruttare, fra virgolette, è veramente una cosa super positiva e super utile per me e quindi anche per questo sto facendo questo video, per chiedere comunque, voglio condividere con voi per chiedere il vostro supporto e la vostra opinione. Ma non se sia giusto non fare questa cosa, perché sia chiaro, se io ho deciso di fare questa cosa è perché veramente veramente ci ho riflettuto tanto, ma veramente veramente ne sono convinta e io quando decido una cosa della mia vita non ci sono né santi né madonne, come si dice qua a Napoli dalle mie parti, per farmi cambiare idea, perché quella cosa io quando l'ho decisa è come se già l'avessi fatta, punto. Quindi io sono molto capatosta, molto testarda, molto determinata, moltissimo e come se tutte le persone del mondo mi possono dire no, quella cosa non farla, ma io la voglio fare, io la faccio perché quella cosa va bene per me in quel momento e basta, perché io mi voglio bene, mi voglio accontentare, voglio raggiungere la mia felicità e i miei obiettivi, quindi vi ho detto, sono sempre stata una persona libera e quello che vi consiglio di fare è di non farvi influenzare da ciò che dice la gente, non fatevi influenzare da quello che potrebbe dire di voi, da se piacete o non se piacete, e ve lo dico io che comunque per me quanto conta quello che dice la gente? 100, perché comunque sono un personaggio popolare, comunque sono ogni giorno esposta a commenti di imbecilli, a critiche di stupidi, di frustrati, di gente che non ha nulla da fare e purtroppo me li devo prendere, è l'altro lato della medaglia, no? Però vi dico, voglio piacere a tutti? No, voglio piacere a chi mi vuole bene, voglio piacere a quella mia fetta di pubblico, non mi serve piacere a tutti, mi basta piacere a quella mia fetta di pubblico e soprattutto mi piace piacere per quello che sono, perché io sono così, non mi va a dimostrarvi una cosa che non sono.
purtroppo io ho anche dei difetti, come tutti gli esseri umani, io ne ho tantissimi, quindi non mi va di dare, magari per ricevere più consensi, di dare un'immagine di me che non è reale. Io sono fatta così, ho anche dei difetti, sono spesso incoerente, sono molto incoerente, cambio spesso idea, sono molto lunatica. Sono un po' folle, faccio tante stronzate, faccio tanti errori, però sono fatta così, perché io vi devo dare l'immagine di quella perfetta, di quella, non lo so, sempre coerente, sempre, quando invece non lo sono. Io voglio essere amata per quello che sono, ovvero me stessa, quindi io, come mi vedete davanti alla telecamera, sono così anche nella vita reale, quindi... cioè, può cambiare pochissimo, semplicemente magari a volte a quelle persone quando mi incontrano per strada, ma perché nei video fai, le fai, invece dal vivo cerco di essere un po' più seria, la vita tutti i giorni, perché non è che posso entrare dal salumiere e fare gli stacchetti, le cose, ciao Carlita Style, tutte queste stronzate. Insomma, nella vita cerco di essere più pacata, più seria, insomma, poi c'ho anche i miei momenti di follia nella vita normale, vabbè, ma perché vi sto dicendo tutto questo? Allora, ragazze, io mi rifarò il naso. Oh mio Dio, l'ho detto davvero. Oh mio Dio, ebbene sì. Allora, è strano che io debba... Allora, io, cioè, da un lato c'ho l'ansia nel dirvi questa cosa, perché so che riceverò, sarò pugnalata, crocifissa e uccisa nei commenti dalle persone, ovviamente lo so, ne sono consapevole, ma allo stesso tempo so che sono stupida avere l'ansia per questa cosa, perché io non mi devo né giustificare con nessuno e né sarei stata tenuta a fare questo video. Cioè, una cosa che io potevo anche farlo e non dirlo, o comunque, cioè, non dirlo, non negarlo, ma non è che dovevo fare un video sul mio intervento al naso per forza, insomma, cioè, sì, ho rifatto il naso, punto, senza dare tante spiegazioni, perché comunque la vita è mia, il naso è mio, cioè, ma io, cioè, non do spiegazioni a nessuno nella mia vita, non do giustificazioni a nessuno, per quale motivo io devo avere l'ansia e mi devo giustificare con le persone che guardano i miei video? Cioè, è assurdo, vi rendete conto? Cioè, non è normale che io c'ho stanza, ragazze, cioè, veramente. Però, come chissà che delitto dovrò commettere. Però, ci tenevo a spiegarvi un po'. Innanzitutto ci tenevo a dirvi il nome del chirurgo che mi opererà, che si chiama Rubens Mattioli, ed è il chirurgo che mi opererà a Modena. E lui mi ha dato molto molta fiducia, perché ho guardato i suoi lavori prima e dopo e veramente mi ha colpito tantissimo la naturalezza comunque dei nasi. Molto spesso dei nasi veramente molto molto problematici avevano comunque un risultato naturale, perché la cosa che a me piacerebbe è avere un naso naturale, per quanto possa essere naturale, perché non è naturale, non è mai naturale, però il mio naso naturale non è questo che ho ora. Io, vabbè, ho subito varie modifiche nel mio corpo, varie cose si sono storzellate, come dire, sono cambiate nel mio corpo a causa di cadute che ho preso da piccola, vari avvenimenti, che vabbè, poi è una storia lunga, e quindi il mio naso anche si è modificato. Cioè, il naso che io dovessi avere in natura non dovrebbe... Oddio, sono un po' pari. Comunque non dovrebbe essere questo, è un naso non naturale. Adesso vi faccio vedere, poiché già tante persone poi diranno, no, ma perché, che cos'ha il tuo naso? Oppure diranno, stavi meglio prima. Per evitare questo, io vi faccio vedere il mio naso senza infrastrutture, senza modifiche, senza nulla, com'è. Perché non vi nascondo che molto spesso nelle foto il naso l'ho modificato, perché è una cosa che proprio io non mi piace di me, soprattutto di profilo. Di viso non tanto, ma di profilo, poiché è veramente un naso che non mi piace, non cedo nulla di male, molto spesso tac, l'ho modificato un pochino, insomma, perché non mi piaceva. Quindi è facile che voi possiate dire stavi meglio prima, ma il naso che voi vedete nelle foto, soprattutto esempio su Instagram, a volte lo pubblico anche normale, però se lo vedete bellissimo vuol dire che è stato modificato. Nei video invece non si modifica, quindi è quello, quindi ve lo faccio vedere che di profilo è proprio un naso di merda. Ecco qua, questo è il mio naso un profilo, vedete il bel becco, e questo è il mio naso l'altro profilo. C'è un profilo che è anche peggio dell'altro,
Comunque, vi metto anche le foto. Comunque, è un naso che io ho sempre odiato. E vi dico la verità, non ci ho mai sofferto, cioè, nel senso che io poi sono anche molto, cerco anche di soffermarmi su altri aspetti, no? Caratteriali, non mi fossilizzo molto sull'aspetto estetico, quindi non è una cosa che proprio mi ha fatto soffrire, con cui io non riuscivo a vivere, vi dico la verità, no. Più quando ero piccolina, tipo verso i 18-20 anni, vabbè che anche ora le foto di profilo non sia mai, io non le faccio mai, quindi oddio no. Però quando ero più piccola ci soffrivo molto per il naso, pure perché ovviamente a scuola mi sfottevano. Nasona, sti fatti qua, quindi stavo male, in quella fase là stavo male, e poi col tempo, crescendo, diventando più grande, più donna, comunque ti accetti per come sei, ho imparato ad accettarmi, ho imparato a convivere, quindi bene o male è una cosa con cui sì, magari non mi faccio la foto di profilo, magari è una cosa, sì, ovviamente non mi piace, lo dico che non mi piace, però dai anche importanza a altri aspetti tipo caratteriali, altre cose, poi magari impari a truccarti, a metterti i capelli nel modo giusto, quindi lo mascheri, eccetera. Quindi è una cosa che mi faceva soffrire molto quando ero più piccola. Adesso ho deciso di farlo perché la chirurgia è anche cambiata nel tempo. Allora, io verso i 18 anni ho avuto un intervento al naso non estetico, questa cosa già ve la dissi, perché ho avuto questo intervento perché io, anche questa è una cosa, che io adesso mi opererò al naso e risolverò anche un problema funzionale, ma alzo le mani, non mi opero cioè io faccio un intervento estetico. Che poi andrò a risolvere anche un problema funzionale che adesso vi dirò, ma vi devo dire prima un'altra cosa, cioè come è lungo sto video, ammazzo. Allora, 10 anni fa tipo, allora vi ho detto che io avevo 18-19 anni, 20 anni più o meno, ho avuto un intervento al naso funzionale, poiché io avevo il setto nasale deviato, che ho tuttora, se vedete, ho una narice più grande, una più piccola, completamente storto. Avevo questo setto nasale deviato, avevo una otturazione, quindi io non respiravo proprio, veramente non respiravo, e avevo anche i turbinati, comunque stavo proprio rovinato. Ho avuto questo intervento che poi loro mi dissero che mi avrebbero aggiustato anche il naso. Poi cosa fecero i cattivoni? Vabbè, che dire che mi hanno salvato, perché da allora poi ho respirato un po' meglio, un po', perché adesso vi spiego i problemi che ho tuttora. Mi dissero che io mi dovevo operare di nuovo dopo 6 mesi per correggerlo esteticamente. E praticamente io, vabbè, dissi ok, lo facciamo. Poi cosa successe? Che quando mi operai, loro mi misero questi maledetti tamponi. E sono dei tamponi, sono tipo dei pezzi di stoffa con una garza lunghissima, te la mettono tutta nel naso spiaccicata, che ti arriva fino al cervello e ti fa salire la febbre a 40. Io sono stata malissimo. Quando mi hanno tolto quelle garze, quei tamponi, non vi dico quanto sangue è uscito, non vi dico il dolore che ho sofferto. Il dolore, penso, più grande della mia vita è stato quello. E quindi dissi: col cavolo, e chi si opera fra 6 mesi? Voi state male, il mio naso va bene così. E quindi decisi di non farlo perché soffrì veramente tanto. E forse è stato il destino, forse è stato meglio così. Magari, forse quel naso non mi sarebbe piaciuto, forse secondo me sarebbe stato troppo finto. Io credo molto nella provvidenza, mi affido molto alle cose come devono andare. Nel corso degli anni io ho sempre avuto questo pallino del naso, però comunque ci pensavo più di tanto, fin quando poi la chirurgia è cambiata. Adesso, in particolare, il dottor Rubens Mattioli opera senza i tamponi, quindi questa è la cosa che mi ha veramente spinto a farlo. Comunque, vi metto i riferimenti del dottore nel box info, casomai voi volete contattarlo, eccetera. Io mi opererò a Modena perché lui opera a Modena, anche se la visita l'ho fatta a Roma. Infatti, vi dissi su Instagram che ero andata a fare una cosa che vi dovevo dire, era questo. E quindi, in pratica, adesso vi faccio vedere anche le foto che mi ha fatto. Ci tenevo soltanto a dire quest'altra cosa. Tuttora io ho un problema con il naso, nel senso che non respiro bene, ho la narice destra completamente otturata, e lui poi, quando mi ha visitato, mi ha spiegato anche il motivo tecnico, perché ho delle sinecchie, una cosa del genere. Comunque, praticamente la narice è otturata da dei pezzi di carne, penso che siano formati nel post intervento che ho avuto
fatto io. E quindi praticamente sono attaccati i turbinati, comunque c'è ancora un lavoro comunque da fare, da staccare, perché di qua io respiro benissimo, da qua io ho la narice otturata che mi produce comunque secrezioni, adesso per non farvi schifo, comunque sto continuamente a soffiarmi il naso, sto continuamente con il Vicks a cercare di aprirlo, perché comunque ho la narice otturata e spero quindi di potermi liberare anche di questo fastidio, perché è veramente un fastidio, sono completamente chiusa, e di poter migliorare anche la mia voce, perché molto spesso voi anche mi dite che io parlo col naso, ho questa voce, gne, 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 come fai? Cioè, come se avessi il naso perennemente chiuso, e il naso è stato sempre il mio problema. Io penso che ogni cosa è un problema sotto ogni aspetto, psichico, fisico, sotto ogni aspetto. Cioè, il naso per me è sempre stato un problema, ma non solo dal punto di vista estetico, è proprio una cosa innaturale, una cosa sbagliata che c'è sul mio viso, sul mio corpo, perché mi ha dato problemi sempre, fin da quando ero piccola, perché da quando ero piccola mi sono operata anche le adenoidi, perché appunto avevo adenoidi, avevo questi problemi al naso. Ho avuto l'intervento, ma comunque spero definitivamente di risolvere. E lui mi ha fatto le foto, che adesso faccio vedere, ve le metto in sovraimpressione. Lui mi ha fatto la foto di come dovrebbe essere il naso. Allora, io vorrei che fosse un naso, cioè il naso che io dovessi avere in natura, dritto, cioè come ce l'ho, però soltanto senza la gobba e un po' più piccolino. Io questo voglio, non voglio nessun naso alla francese, i nasini all'insù, a me non piacciono quei nasi che quando li vedi sembrano finti. Vabbè, a chi è che piacciono? Penso a nessuno. Però io non vado dal chirurgo, non sono andato dal chirurgo a dire guarda, fammi il naso come quella, perché so che quel naso sta bene a lei, non sta bene a me. Secondo me è fondamentale. Non ho mai detto fammi il naso così, fammi il naso alla francese, fammi il naso alla contenzione, perché so, io ad esempio ho il viso lungo, so che non mi starebbe bene, quindi voglio semplicemente il naso che, se io dovessi avere nella natura un naso naturale per me, quale dovrebbe essere? Cioè un naso senza la gobba e un po' più piccolino, quindi semplicemente così. Una cosa molto naturale, e risolve anche questo problema interno al naso. Quindi lui ha detto che comunque c'è un lavoro da fare molto molto elaborato, comunque non è un intervento proprio stupido, insomma, perché comunque c'è un bel lavoro da fare sia internamente che esternamente. Foto, questo, e ve lo metto in sovrappressione il mio naso, e vi metto la foto di come dovrebbe essere, che poi la foto non è mai proprio come in realtà dovrebbe essere il tuo naso, cioè come sarà. È sempre una cosa grafica, però più o meno ti fa capire. Quindi praticamente cosa vediamo? Che viene eliminata la gobba e viene portata un po' in su la punta, che poi anche la punta mi hanno detto che comunque col tempo scende e diventa normale. Comunque spero insomma di avere un buon risultato. Non mi nascondo che sono un po' preoccupata, perché comunque vorrei un effetto quanto più naturale possibile, e vorrei che quando le persone mi incontrano per strada, anche se poi, cioè, se lo sto dicendo a tutto il mondo saprà che il mio naso è rifatto. Quindi a Carly, seppure stupida, cioè nel senso che chi mi incontrerà per strada, vabbè, se non mi conosce che sono Carlita, ma se chi conosce che sono Carlita saprà che il mio naso è rifatto. Però insomma, vorrei insomma che quando mi guardano non notano la prima cosa: ah, c'è il naso rifatto, questa è la cosa. Comunque, era da stupidi non dirvelo, perché comunque ve ne sareste accorti, comunque sarebbe visto il naso diverso. Magari nelle foto no, perché vi ho detto, io comunque il naso, soprattutto di profilo, quando si vedeva la gobba, quando si vedeva che faceva schifo, un po' me lo modificavo. Quindi magari nelle foto non noterete, perché comunque vedete lo stesso effetto, che non lo devo modificare, già sta bene. Però nei video si vedeva, quindi era impossibile non dirvelo. Ma poi sinceramente voglio condividere questa cosa con voi, voglio sapere voi cosa, se avete fatto questo intervento, come vi siete trovate. Non mi dite, non voglio sapere dolore, non me lo dite, perché sennò non vado più, non mi sono proprio informata di queste cose. Basta sapere soltanto che non si mettono i maledetti tamponi, e poi dovrò stare un mese senza allenarmi. Quella è la cosa. Per me la cosa più grave di tutto è che dovrò stare, cioè non è il dolore che sento, è che devo stare un mese attaccata. Come farò io a non allenare? Non lo so, mi dovranno chiudere in casa, non so. Però
Però sì, un mese, raga, un mese senza allenarmi, come faccio? Cioè, non posso fare neanche gli esercizi a casa. Cioè, ma scherziamo, non posso fare nulla. Però secondo voi, se faccio qualche squat a casa, queste cose qua, comunque vedrò. Comunque, ragazzi, a parte gli scherzi, questo è quanto, quindi dovrò avere una... Quasi dovrà comunque entrare dentro e fare questo lavoro, portare punta in su e avere un innesto sotto, una cosa del genere, vabbè. Comunque questo mi ha detto. Io, vabbè, non nascondo che comunque voglio ancora modificare un po' di più quella foto per renderla ancora più naturale. Lui ha detto che quella è la foto che sta bene a me quel naso, però io quando l'ho visto, vi devo dire la verità, o perché non sono ancora abituata a vedermi con un naso nuovo, non mi è parso proprio moltissimo naturale. Quindi ditemi cosa ne pensate. A me piacerebbe un effetto ancora più naturale. Quindi faremo sicuramente un altro incontro, eccetera. Vi terrò aggiornati, mi informerò. Ho fatto questo video anche per condividere questa cosa con voi. Quindi vi farò vedere come vanno le bende, tutto, vi farò tutto. Fin quando avrò il mio bel nasino nuovo, evviva! Finalmente, raga, dopo 30 anni di vita, finalmente avrò il naso nuovo. Oh mio Dio, un sogno. Io penso che quando lo vedrò, tipo, piangerò. Davvero? Comunque che bello, che meraviglia. Io sono molto favorevole alla chirurgia per migliorare l'aspetto psichico e l'aspetto anche sociale di come interporsi con gli altri delle donne, quindi per migliorarsi. E per migliorarsi sono favorevole perché comunque io sono comunque un'esteta, mi piace molto la bellezza, mi piace molto lo stare bene. Non mi piace, ad esempio, le persone quando si imbruttiscono, quando si trascurano, non mi piace. Anche a me, ad esempio, perché so che comunque quello è l'espressione comunque di un disagio, no? Perché non stai bene. Allora anche io, ad esempio, se ci sono dei momenti in cui mi imbruttisco, non ho voglia di curarmi, non ho voglia di farmi i capelli belli, non ho voglia di andare al parrucchiere, non ho voglia di vestirmi, poi mi metto in casa, mi mangio il gelato così a cucchiaiate. Quello, cioè, non è stare bene, no? È diverso da lì, io voglio stare semplice, perché anche io molto spesso non ho voglia di truccarmi, quindi scendo senza trucco, ok? Però è diverso da farlo perché comunque sei un po' giù, sei depressa. Allora perché non cercare di migliorarsi? Perché non cercare di migliorarsi, ecco, utilizzando dei cosmetici adatti che ti possano migliorare, facendo dei trattamenti di bellezza in casa o comunque da professionisti, cercando di curarti, di andare alle terme, di farti dei massaggi, di andare in palestra. Anche andare in palestra è espressione della... cioè serve per farti stare bene, per renderti più bella, per farti piacere di più. Tutto quello che io faccio nelle mie giornate serve per migliorarmi dentro, fuori, nella mente, nel corpo, per tutto. E penso che stare bene, essere felici, in armonia con se stessi e con la gente fuori, sia proprio l'espressione di quello che tu fai per te stessa, cioè per stare, cosa fai per stare bene. Una persona che sta bene e che è felice con se stessa e della propria vita si vede subito, no? Tipo come me, che comunque mi vedi, sto là, sono carina, cerco di curarmi, anche se comunque non mi piace mettermi chili di trucco, vestirmi, cioè io sto anche in tuta, quotidianamente. Però vedi, vado in palestra tutti i giorni, cerco di stare in forma, cerco di piacermi, di piacere agli altri, perché no? Mi concedo qualche trattamento, uso dei prodotti buoni, biologici, naturali, che comunque mi migliorano, quindi così sono andata a curare, magari se avevo i brufoli, se avevo la cellulite, le smaiature le ho curate con i miei prodotti, tutte queste cose qua. Secondo me, tutto quello che ci fa stare bene, va bene. Sono contraria invece alla chirurgia quando diventa un eccesso, quando la chirurgia si vede, quando la chirurgia, vabbè, poi interventi di chirurgia sbagliati, la chirurgia nel tempo è migliorata molto, quindi adesso gli interventi sono molto più naturali e quindi sono favorevole a modificare quelle piccole cose che ti possono rendere più bella, che comunque ti fanno stare bene, così sei più in pace con te stessa e con gli altri. Tutto qua. Ma poi
Poi quando diventa troppo non mi piace, cioè quando diventa troppo a modificare troppo di se stessi, a sconvolgere completamente, a cambiare completamente il proprio aspetto, no. Anche se non criticano, non critico quelle persone che lo fanno. Quindi se una persona vuole modificarsi completamente, vuole diventare da Shakira a, che ne so, a Madonna, vuole cambiare connotati, per me lo può fare, io non sto a criticarla, insomma, perché ognuno è libero di fare. Quindi il concetto che vorrei darvi è quello che lasciate vivere, soprattutto lasciatemi vivere, non mi odiate per quello che vi ho detto, lasciatemi vivere, io sono così e basta. Voglio essere libera e voglio essere libera di fare ciò che voglio. Quindi questo è tutto, ragazze, ma ho parlato tipo per un'ora, tra un po' viene Dario, quindi mi devo muovere e spero di leggere i vostri commenti. Mi raccomando, non scrivete solo commenti: ah, sei tutta rifatta, se tu saresti quella naturale, oh mio Dio, no, non farlo, tutte queste cose qua, oppure sei una stronza, tanto sei brutta, lo stesso, i commenti più belli sono: tanto sei brutta, puoi rifarti tutta, tanto sei brutta, tanto sei un cesso, tanto sei... Quelli sono i più belli, proprio io li vorrei vedere, io me li immagino. Immagino ragazze con i mollettoni in testa, tutte brutte, con i baffi, con i pigiami. Cioè, vabbè, spettacolo. Comunque, ragazze, a parte gli scherzi, io non voglio rappresentare nulla nella mia vita. Non ho mai detto di essere bella, non ho mai detto di essere bella naturale. Sono semplicemente Carlita. Sono io, sono una persona che con mille difetti, però sono me stessa e ci tengo ad essere vera e sincera con voi. E basta, sono così come mi vedete. Non... E basta, non giudicatemi perché, come dice la canzone, nessuno può giudicare. No, vabbè, sti cavoli. Comunque, ragazze, fatemi sapere che ne pensate delle foto. Mi interessa più di tutto sapere cosa ne pensate delle foto e secondo voi quale naso mi starebbe bene. Che adesso siamo ancora in tempo e poi lo farò tipo tra un mesetto comunque andrò a farlo, quindi vi farò sapere tutto. Vi mando un bacio grandissimo, fatemi sapere tutto nei commenti. Vi amo, vi amo, vi amo, vi amo tanto. Mua! Ciao ciao! Salutate il mio naso. Ciao naso! Ciao naso! Ciao!